tu sei una bellissima donna. No, assolutamente, poi sei una bravissima professionista. Ma è vero sta cosa delle gelosie con la Gregorà? Non è vero, perché no, non sei assolutissimamente sei invidiabile, anzi, sia come donna sia come professionista. Però ci si marcia un po' su questa cosa. È normale quando si parla di due donne in uno stesso programma, è normale che comunque si scherza. Poi io e lei siamo talmente diverse, sia dal punto di vista fisico, e questo si vede, sia dal punto di vista proprio caratteriale. Comunque è normale che possano nascere comunque questi giochi, però sono assolutamente è un programma comico, quindi si scherza, sì, è un copione da seguire, da rispettare. È simpatico, ma invece per la nostra Fatima ovviamente è nato anche un bel programma, nel senso, dopo Made in Sud ci sono tanti progetti, ma proprio veramente forti, anche dei film. In questo periodo di pausa comunque ognuno di noi ha avuto modo di concedere nelle nostre passioni, in altri progetti. Bene o male tutti quanti abbiamo fatto qualcosa ed è stata una cosa positiva. Per esempio gli Artetica hanno fatto un film, Cicchella ha fatto tale e quale show, Gigi e Rossa hanno fatto un film, Elisabetta, io ho fatto una fiction e un film, Matrimonio al Sud con Boldi. Insomma, ognuno di noi sta facendo un qualcosa. In contemporanea a Made in Sud adesso mi parte un'altra fiction su Rai 1, quindi Made in Sud è anche un trampolino di lancio, è anche una vetrina, e questo è positivo per noi che facciamo questo lavoro. Forza Napoli. Forza Napoli sempre. Ciao ragazzi.